concreta, che non va certo a rinforzare quella grande teoria complottista, naturalmente, però è una cosa concreta, cioè che ci sono persone che pensano di poter cogliere l'occasione. Allora, questo è un fatto, ripeto, se vogliamo piccolo, però significativo, e anche un po' di orgoglio patriottico c'è dentro, perché a un certo punto una persona che doveva acquistare un immobile qui in Italia scrive un'email al proprietario dell'immobile, anzi all'agenzia, dicendo: io verrò a vedere questo immobile per il quale eravamo in trattativa, ma voglio uno sconto del 55%. Ascoltiamo riprodotta questa email e la risposta fantastica che ha dato l'agente immobiliare italiano. Leoni e cani, l'abbiamo chiamato così. Dato che le persone in Italia stanno andando in bancarotta a causa del virus, se siete disponibili ad offrirci una riduzione del prezzo del 55%, verremo a vederlo non appena terminato il pericolo. La ringrazio per il suo interesse. Tuttavia, non prevediamo la possibilità di offrire una riduzione del prezzo del 55% come da lei desiderato. Vede, il nostro paese si è sempre rialzato dalle prove peggiori a cui la storia lo ha sottoposto. Ci rialzeremo anche questa volta. Fra le altre cose, deteniamo oltre il 70% del patrimonio storico, artistico e culturale globale. Nel Mediterraneo, inoltre, sono fiorite le maggiori civiltà dell'antichità, civiltà che hanno condiviso cultura, progresso e conoscenza. Credo che anche lei si trovi nella sua abitazione, così avrà sicuramente il tempo di tradurre questa mail. Quindi le scrivo in italiano e la invito a tradurre anche questo antico detto: sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, ma i leoni rimangono leoni ed i cani rimangono cani.